Per questo video, ragazzi, lo devo ammettere, ho preso spunto da un articolo di Delinquenti del Pallone. E se ve lo state chiedendo, no, assolutamente no, non sono in collaborazione con loro. Nel caso vi lascio l'articolo di riferimento, sempre in descrizione. So già che in tanti si saranno sbalorditi nel leggere il titolo di questo video, ma è un fatto che è realmente accaduto nel 1992 in Inghilterra, più precisamente il 12 di aprile. Sul prato di Wembley, all'altezza di una delle bandierine del calcio d'angolo, sono state allestite 9 corsie, lunghe 100 yards, una novantina di metri, che culminano con una linea del traguardo. Ai nastri di partenza ci sono ben 8 ragazzi, vestiti con un completo da calcio, con tanto di scarpe e tacchetti, e sono lì pronti che aspettano lo sparo dello starter, carichi e concentrati, per cercare di arrivare per primi in fondo. Ma dai, sarà uno scherzo, starete pensando. E invece no, sono proprio 8 calciatori. Il 12 aprile del 1992, quindi, a Wembley non ci sarà solamente la finale di League Cup tra Manchester United e Nottingham Forest, ma sta per partire anche la finale della Rumble Sprint Challenge. Ebbene sì, ragazzi, la Rumble Sprint Challenge è una follia, tra l'altro tipicamente inglese, che avrebbe dovuto incoronare il giocatore più veloce del calcio inglese. Una gara per stabilire quindi quale squadra avesse il calciatore più veloce. Ma come ci si era arrivati a questa gara? Chi l'aveva indetta? È successo che durante la stagione, durante il famosissimo programma calcistico inglese St. Andrewsy, chiedo scusa per la pronuncia, viene lanciata una provocazione che diventa subito virale, un po' come il ripeschiteli. Ma se si organizzasse una competizione tra tutte le squadre del panorama calcistico inglese su chi possiede il giocatore più veloce? Una gara parallela al campionato. E fu così che ognuna delle 92 squadre del calcio inglese viene invitata a mandare un proprio calciatore, preferibilmente il più veloce. Coloro che sarebbero poi stati scelti si sarebbero poi cimentati in una corsa sulle 100 yards, appunto, per stabilire un po' come si fa nella finale delle Olimpiadi dei 100 metri chi fosse il calciatore più veloce d'Inghilterra. Questa idea delinquenziale, sicuramente molto malsana, come ovvio che sia, raccoglie subito grandissimi consensi. E sono veramente tantissime le squadre che iscrivono un loro rappresentante all'interno della challenge. Tanto che gli organizzatori furono addirittura costretti ad organizzare delle batterie regionali per tutto il paese. E a quel famoso appuntamento di Wembley, in teoria, se ne qualificarono ben 9, ma come abbiamo detto prima, di partecipanti ce n'erano solamente 8. Questo perché tra i partecipanti ci sarebbe dovuto essere anche Dees Walker, il difensore del Nottingham Forest, che quel giorno però era sì a Wembley, ma per un altro appuntamento, e cioè doveva appunto giocare quella sera la finale di Coppa di Lega contro il Manchester United. Per cui, ricapitolando, ai nastri di partenza furono in 8, e sono rispettivamente Kevin Bartlett del Notts County, Michael Gilkes del Reading, Tony Whitter del QPR, Leif Jenkinson dell'Hull City, Adrian Littlejohn del Sheffield United, Evan Ekoku del Bournemouth, Paul Fleming del Mansfield e John Williams dello Swansea. Le regole di questa manifestazione erano veramente molto semplici. Ognuno di loro doveva assolutamente correre queste 100 yards indossando il completo della sua squadra, comprese tra l'altro le scarpe con i tacchetti. E poi poteva scegliere se partire con la classica partenza d'atletica o se scattare in posizione retta. E poi correre dritto per dritto, finché non sarebbe arrivato al traguardo. E allora, ragazzi, ci siamo. Lo starter fa partire il colpo di pistola e proprio in quel momento Wembley ammutolisce. E proprio a metà gara, dopo una partenza abbastanza difficile, John Williams, l'ala dello Swansea, accelera prepotentemente e va a vincere la gara con il pregevole tempo di 11:49. E quali saranno allora quindi i premi per il vincitore? Oltre alla gloria eterna di essere classificato come vincitore di questa favolosa challenge, John Williams porta a casa anche un assegno di ben 10.000 sterline, che contribuirono, come lui stesso ha poi affermato, al pagamento di diverse rate del mutuo, oltre che ad una nuova e fiammante Peugeot 205. Ma ciò che John Williams non raccontò quel giorno, ma solo qualche anno dopo, è che si presentò ai nastri di partenza in una condizione di forma abbastanza ambigua, poiché infatti la sera prima si era ubriacato fino a stare male insieme a un suo compagno di squadra. Diciamo che è un motivo in più per essere orgogliosi di questo fantastico trofeo, campione della Rumble Sprint Challenge. Campione imbattuto, tra l'altro, eh. Chissà se un giorno molto vicino a qualcuno non salti in mente di ripetere questa fantastica gara. Io non vedo l'ora. Million.
to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way.